evento AQ 2015, L'Aquila e lo Sport muove concretamente i primi passi. E ne parliamo con Enzo Imbastaro, presidente regionale del CONI. Siamo qui nella palestra dell'Istituto Comprensivo di Torre dei Passeri proprio per affrontare questo primo appuntamento con i ragazzi e con l'educazione motoria. Presidente. Sì, l'attività è iniziata nel mese di ottobre con l'inizio dell'anno scolastico e questo è il primo incontro che facciamo con i nostri testimonial presso la scuola, l'Istituto Comprensivo di Torre dei Passeri. Questo progetto è nato finanziato da fondi europei per la coesione sociale ed è rivolto ai ragazzi e alle scuole delle aree terremotate. Il progetto coinvolgerà complessivamente più di 2.500 bambini che alla fine dell'attività, il 20 di maggio, si ritroveranno tutti insieme all'Aquila per una grande manifestazione che vedrà coinvolte appunto tutte le scuole della provincia di Pescara e dell'Aquila che sono state interessate al progetto. Presidente, i bambini stanno arrivando, abbiamo detto primo passo concreto perché cominciamo a fare sì che i bambini conoscano proprio quella che è la parte del movimento, quindi della ginnastica che si fa ancora troppo poco nelle scuole. Sì, purtroppo pur essendo in orario, però sono poche le classi della scuola elementare in Italia che fanno attività motoria. Allora il CONI sta investendo insieme al Ministero della Pubblica Istruzione e gli enti locali, in questo caso la Regione, per far sì che questa tendenza venga invertita e che si possa arrivare ad essere più o meno ai livelli degli altri paesi europei. Noi abbiamo un problema grosso, l'Italia è fra i paesi europei ai primi posti per quanto riguarda il problema dell'obesità, ciò è dovuto alla scarsa attività fisica che fanno i ragazzi soprattutto nella scuola elementare e l'Abruzzo purtroppo è ai primi posti in Italia, quindi noi vogliamo invertire questa tendenza con una serie di iniziative che tendono a far sì che anche i ragazzi della scuola elementare italiana possano approcciarsi all'attività motoria. Bene Presidente, rimanga con noi e andiamo a conoscere più da vicino i protagonisti di questa giornata. Allora, i ragazzi stanno facendo una specie di riscaldamento, vero? Sì, loro stanno facendo proprio la fase del riscaldamento perché gli è stato spiegato abbondantemente che prima di cominciare qualsiasi tipo di gioco, di attività sportiva, comunque i muscoli vanno riscaldati e quindi fanno degli esercizi molto semplici delle varie tipologie. Sì, adesso per una questione di spazio ovviamente la fanno sul posto, però loro sono abituati comunque anche a farle in ordine sparso, poi rimettersi in riga, in fila, anche per capire un attimino come meglio distribuirsi all'interno degli spazi della palestra. Quanto dura questa fase di riscaldamento? Di solito almeno 15 minuti, 10-15 minuti, perché abbiamo l'ora da 60 minuti, quindi il primo quarto d'ora viene dedicato soprattutto a questo e alle fasi della respirazione che sono molto importanti. E poi si passa alla fase successiva che è quella invece abbiamo una parte centrale della lezione dove di solito in base a quello che è l'obiettivo che è proprio prettamente della lezione viene ampiamente eseguito con degli esercizi piuttosto che dei giochi, mentre nell'ultima parte puntiamo molto invece al gioco di squadra rispetto delle piccole regole, alla collaborazione, alla socializzazione, alla coesione, anche perché all'interno di alcune classi ci abbiamo pure diversamente abili che comunque collaborano normalmente con la classe, anche perché loro sono ragazzi di quarta e quinta, quindi sono anche abituati dopo diversi anni a collaborare tra di loro. Diciamo anche il tuo nome perché sei l'istruttrice. Ma loro mi chiamano maestra come gli altri perché in realtà lo sono, quindi. Però diciamo che sei quella che li prepara, sì. Anche questa durezza certe volte quando li guardi per farti obbedire. Sì, sì, e infatti loro sanno che esiste anche il linguaggio non verbale, quindi di solito anche con uno sguardo sanno perfettamente che fin dove possono arrivare. Poi ci rendiamo conto che stare a scuola tanto tempo. Vabbè, ti chiameranno maestra, maestra col nome? Maestra Daniela. Maestra Daniela, sì. Allora, maestra Daniela, qual è la cosa più difficile con questi ragazzi? La difficoltà che incontri sempre quando li devi in qualche modo scuotere, far obbedire a quelli che sono i tuoi ordini anche non verbali, qual è la resistenza maggiore? Oddio, la resistenza è che tendenzialmente sono pigri. I ragazzi qui di questo istituto sono fortunati perché sono molto orientati verso le attività sportive. Di solito quando si portano in un ambiente palestra, quello che dicevo prima, dopo magari 4 ore che sono stati seduti tra i banchi, ovviamente hanno bisogno anche loro di muoversi
sfogarsi, di sfogarsi, e quindi bisogna anche da parte nostra, quindi da parte degli insegnanti, cercare di avvicinarsi pure a questa che è una loro esigenza. Ed è proprio in questa palestra che anche una bravissima atleta, una ginnasta di fama mondiale come Chiara Janni ha mosso i suoi primi passi. Io sono felicissima di presentarti, di presentare una grande atleta come te. È vero, insomma, che ti allenavi quando eri piccolissima, proprio nella fase primaria, no, delle scuole. Sì, io sono di Torre dei Passeri e infatti le scuole elementari le ho fatte proprio qui a Torre dei Passeri. Poi nelle medie ho fatto la prima media qui e poi mi sono dovuta trasferire a Chieti proprio perché avevo iniziato un'attività agonistica abbastanza importante e quindi ho dovuto fare questo cambiamento proprio per stare nella sede dove mi allenavo anche. Quindi chi meglio di te, prima che tu ci racconti un po' la tua esperienza di vita, la tua esperienza sportiva, chi meglio di te sa quanto è importante lo sport anche nella prevenzione di tante tante patologie, di tante problematiche che affliggono i bambini oggi? Sì, in effetti credo che questo progetto sia veramente importante perché lo sport credo che nella vita abbia veramente posto, diciamo, proprio importante sia per la salute che per se stessi, per stare meglio. E infatti credo che iniziare proprio con la scuola, iniziare a praticare qualche sport all'interno delle attività scolastiche sia veramente importante. Ci racconti un po' i tuoi primi passi, Chiara? Come hai cominciato, i sacrifici e anche queste qualifiche attraverso le gare? Perché sono tante, tantissime, tantissimi trofei che ti sei guadagnata. Da premettere che io ho iniziato con il basket. Ho fatto 2 anni di basket proprio qui a Torre dei Passeri e poi invece... Come mai hai desistito dal basket? Cosa ti ha fatto capire che non era sport per te? Ma in realtà anche l'allenatore diceva che era fatto per me il basket, però poi andando al mare, cioè, io sono sempre stata un tipo un po' spericolato, quindi facevo capriole, rovesciate, tutto da sola. Allora la gente vedendomi mi ha detto: perché non provi a fare anche ginnastica? Allora, diciamo, ho cambiato sport e ho iniziato a fare ginnastica a 8 anni, quindi quando facevo la terza elementare. Inizialmente non è stato facilissimo perché comunque conciliare scuola e allenamenti non è proprio semplice. Però pian piano con l'abitudine devo dire che mi sono trovata benissimo. Cosa ti dava la forza per insistere quando avevi quei momenti di scoraggiamento? Eri giovanissima, eri piccola. Beh, sicuramente la passione, perché quando ami qualcosa fai di tutto pur di... Infatti anche all'inizio magari le maestre mi vedevano stanca a scuola, o anche mia madre, tutti mi dicevano: ma dai, basta, magari rallenta gli allenamenti. Invece io no, ho sempre comunque voluto continuare la mia attività. Quindi sei andata avanti piano piano e sono arrivate queste prime gare. Sì, diciamo che ho iniziato a gareggiare a 9 anni, un anno dopo che ho iniziato l'attività. Però le gare più importanti sono iniziate nel 2006, dove ho fatto il mio primo campionato europeo da junior, quindi non ero, cioè, un'età media, e da lì ho iniziato anche a far parte della nazionale. E quando sono arrivati i grandi successi hai capito che era stata la strada giusta per te? Sì, sicuramente. Cioè, oggi se guardo indietro dico: Madonna, ne ho superate tantissime, però... delle soddisfazioni enormi che non riesco neanche a descrivere. Senti, c'è un messaggio che vuoi lasciare a questi ragazzini, a questi bambini che forse fanno ancora troppo poco sport rispetto a quello che dovrebbero per avere uno sviluppo motorio completo? Beh, io quello che mi sento di dire a tutti i ragazzini e ai bambini che iniziano uno sport e anche ai genitori, che devono sempre far scegliere lo sport che piace realmente al bambino, perché quando piace uno sport credo che si farebbe di tutto pur di raggiungere una meta, un successo e tantissime soddisfazioni. Giovanni Mancini, vice sindaco e assessore allo sport del comune di Torre dei Passeri, un paese che fa parte appunto di quelli del cratere, ma che è anche straordinariamente dotato di impianti, Torre dei Passeri. Sì, assolutamente sì, siamo, penso, un po' all'avanguardia su questo campo, abbiamo tanto da fare per lo sport, qui davvero i giovani e i meno giovani non si annoiano con le tante strutture che abbiamo. Voglio ricordare la palestra che ci ospita, che
fa parte dell'istituto comprensivo, ma anche un palazzetto, una piscina, dei campi scoperto come per il calcio a 5, per i campi da tennis, un campo da basket esterno, uno stadio comunale e di ultimo, ma di pura creazione, il bocciodromo comunale. Anche il bocciodromo, questi bambini avranno tutto a disposizione poi in ambito di questo progetto così vasto, una cosa interessante. Assolutamente sì, questo progetto fa aprire molto le menti di questi ragazzi, li fa avvicinare ancora di più nel mondo dello sport e poi anche poterlo praticare, 4 ore passo non risulta tanto difficile. Ringrazio chi ci ha dato la disponibilità per la scuola, per il studio comprensivo di Torre dei Passeri, quindi attraverso la regione, con dei fondi dell'Unione Europea, questo progetto L'Aquila 2015 e lo sport. Siamo davvero contenti, sì, penso che siamo sicuri, anzi, che tutto questo farà crescere al meglio i ragazzi e che li faccia avvicinare ancora meglio al mondo dello sport. Abbiamo visto come Torre dei Passeri sia il comune più piccolo d'Italia e con una grande vocazione appunto allo sport, però dobbiamo dire anche che lo sport aiuta a superare il disagio provocato appunto da fenomeni come quello che avete vissuto, che hanno vissuto tutti i paesi del cratere, e quindi sia un'ottima soluzione anche per fare coesione tra i ragazzi e aiutare a superare tante problematiche. Hai centrato perfettamente l'argomento e questo progetto aiuta ancora di più quello che abbiamo iniziato con altre organizzazioni, con altri appuntamenti dall'indomani del 2009. E lo sport è una forma di aggregazione eccezionale dal punto di vista sociale, dello stare insieme e anche dal viver sano. Lo sport è vita, siamo convinti, come è convinto il CONI, come è convinto tutti gli altri soggetti promotori di questa iniziativa, la regione, che questo può essere un traguardo importante per loro e per farli crescere in maniera più sana. Antonello Pupillo è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Torre dei Passeri. L'istituto ha aderito pur non avendo dei, diciamo, docenti preparati, perché per quello che riguarda le scuole primarie non esiste una figura che si occupi di educazione motoria, quindi ci sono delle reali oggettive difficoltà. Ed è proprio per questo che l'Istituto Comprensivo ha aderito a questo progetto proposto dal CONI, proprio per supplire a questa, così chiamiamola, mancanza che il nostro Ministero purtroppo da anni, a cui purtroppo ci mette di fronte, al fatto che le insegnanti di scuola primaria hanno un curriculum di studi che sicuramente non permette loro di essere degli specialisti per quanto riguarda le attività motorie, cosa che invece non accade per esempio nella scuola secondaria di primo grado, dove gli insegnanti sono appunto degli specialisti, per cui l'esigenza è nata proprio dalle docenti di scuola primaria, che si sentono anche più tranquille in questo loro compito, soprattutto quello della valutazione, perché poi nella scheda ministeriale a ogni alunno bisogna dare un voto, che oggi è tornato un voto in decimi, per cui insomma sono affiancati oltre che nelle attività anche nel momento della valutazione, che è un momento veramente delicato dell'attività di docente. E come è andata? Qual è, si può fare un bilancio per adesso di quello che è il progetto che sta partendo? Il bilancio è sicuramente positivo, perché comunque c'è stata collaborazione da parte delle docenti e anche dello specialista del CONI. Abbiamo avuto qualche piccola difficoltà nell'articolare gli orari, perché comunque le attività che si fanno a scuola sono tante e le classi della scuola primaria di Torre dei Passeri sono 11, quindi insomma, per poter permettere a tutti le stesse opportunità abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, ma che abbiamo superato come sempre con lo spirito di collaborazione che è tipico delle insegnanti, soprattutto di scuola primaria. Non ci sono solo i bambini, ci sono anche le mamme che li accompagnano. Io penso che sia anche divertente ogni tanto farsi coinvolgere in questi progetti con i propri figli. Sì. Gabriella, che ne pensi? Sì, sicuramente, però noi manca il fisico, sicuramente loro sono più preparati di noi. Siate modeste, ma piuttosto ditemi, vi è piaciuto, vi siete divertiti? Moltissimo, davvero sì, anche perché effettivamente vedere i nostri ragazzi che si divertono e che comunque giocano tra di loro è veramente bello. Tu che ne pensi? Sì, ci sono pienamente d'accordo. Vabbè, sì.
terza elementare ho iniziato a fare ginnastica ritmica, che poi è diventato il mio sport per tutta la vita. E all'inizio non è stato facilissimo, qui c'è anche la mia maestra Rossella, che magari all'inizio mi vedevano le maestre un po' stanca a scuola così, però piano piano con l'abitudine ce l'ho fatta superare tutto. E quindi io spero che tutti voi pratichiate qualche sport, perché lo sport è importantissimo nella vita, perché comunque ti dà delle soddisfazioni veramente bellissime, emozioni uniche, e in più anche per la vostra salute, perché comunque allenarsi ogni giorno o anche due volte a settimana così fa sempre bene. E poi niente, spero che questo progetto vi stia piacendo, è una cosa importantissima perché appunto vi fa conoscere lo sport. E niente, se volete farmi qualche domanda. Arianna, tieni il microfono e fai la domanda che vuoi. Come essere una ginnasta di fama mondiale? Allora, prima di essere una ginnasta di fama mondiale bisogna fare tanti sacrifici, e a volte è difficile superare tante cose, però poi quando arrivi alla meta, quando arrivi al tuo obiettivo, è una soddisfazione unica, è un'emozione immensa che ora a parole non so neanche descrivervi. E poi comunque è bellissimo, lo auguro a tutti voi che siete qui. Quante gare hai perso? Ma allora, io ho fatto tantissime gare, quindi non si perde nessuna gara, perché ogni gara è importante, e anche se non arrivi prima per forza ti serve per migliorarti, quindi anche quando perdi una partita a calcio non è che hai perso, punto. Comunque ti è servito per migliorarti in qualcosa, no? Il numero di gare che ho perso quindi non lo so. Come ti chiami? Marco. Marco, dai, cosa fai quando stai facendo una gara e ti stanchi? Beh, allora, quando ti stanchi, magari pensi di mollare tutto perché non ce la fai più, è proprio lì che invece devi dire no, ce la devo fare perché sto facendo una cosa che mi piace, e quindi ce la farei comunque, anche se sei stanco arriverai al tuo obiettivo, se ti piace veramente. Ion, non hai paura davanti a tutti di fare un errore? Allora sì, nelle gare c'è sempre paura, cioè più che paura adrenalina, quindi l'emozione. Però poi, allora, il mio sport praticamente o entri da solo o entri in squadra. Quando io facevo le gare e gareggiavo da sola, entravo in pedana, perché io gareggio in una pedana, e all'inizio avevo tanta agitazione, poi appena entravo, appena partiva la musica, l'agitazione non c'era più ed era bellissimo, perché facevo solamente quello che sapevo fare e quindi niente più paura, niente. E in squadra la stessa cosa, perché entri in pedana con delle compagne e ci si fa forza a vicenda. Tu che sport fai? Calcio. Allora è una squadra, no? Non vi fate forza a vicenda tra i compagni? Ecco, è uguale, stessa cosa. Anche se sei in gara all'inizio c'è un po' di paura, però poi quando ti trovi lì a gareggiare svanisce tutto e fai solamente quello che sai fare. Noemi, quante volte ti alleni al giorno? Quando ero piccola mi allenavo 3 volte a settimana. Poi piano piano, come sono iniziata a crescere, le gare erano più importanti, tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Francesco, hai partecipato alle Olimpiadi di Sochi? No, alle Olimpiadi non ho partecipato, e quelle di Sochi però erano Olimpiadi invernali, quindi non fa parte il mio sport di quelle Olimpiadi. È meglio pescare un... Ti sei mai infortunata? Infortunata tante volte, capita spesso.
Sì, mi sono fatta male, non mi sono mai rotta niente di grave, però muscolarmente tanti infortuni. Ludovica, quando tu vinci come ti senti? Quando vinco mi sento soddisfatta, soprattutto da me stessa, perché fare tanti allenamenti, allenarsi tutti i giorni e per tante ore, poi raggiungere un risultato importante, quindi vincere una gara magari, è una soddisfazione prima di tutto. Tutto il lavoro che hai fatto finalmente ti ha dato qualcosa di importante. Io mi chiamo Asia, voglio sapere dove ti allenavi. Io mi allenavo a Chieti, nella società Armonia d'Abruzzo, e poi gli ultimi 3 anni di allenamenti invece sono stata vicino Milano, a Desio, con la squadra nazionale. Rinesa, ma quando andavi a scuola avevi paura? A scuola? Di ginnastica. All'inizio, quando ero più piccola, sì, che c'erano tutte le grandi, entravo lì nella palestra e dicevo: oddio, adesso cosa devo fare? Poi invece no, perché ci vai tutti i giorni. Tu quando vai a scuola hai paura? Allora è uguale. Rosaria, che esercizi facevi? Nella ginnastica esistono 5 attrezzi, che sono il nastro, il cerchio, la fune, la palla e le clavette, e quindi in gara dovevi portare ogni esercizio, e quindi 5. Se invece facevi con la squadra erano 2 esercizi, perché gli attrezzi si univano. Ad esempio, io i mondiali li ho fatti con la palla e il nastro, un esercizio, e un altro esercizio solo con le clavette. Emanuele, per quanti anni sei dovuto allenare per arrivare a questo livello? Io ho iniziato a 8 anni e diciamo che oggi a 23 anni sto smettendo con l'attività, perché la ginnastica è uno sport abbastanza faticoso sia fisicamente che mentalmente, quindi le ginnaste di solito tendono a smettere l'attività abbastanza presto, 23-24 anni è il massimo dell'attività agonistica. Mi chiamo Erdi. Tu tutti gli sport che hai fatto da piccola ti sono piaciuti? Io, vabbè, oltre alla ginnastica ho fatto il basket, che mi piaceva e mi dicevano che ero anche abbastanza bravina, però ho fatto solo questi 2 sport e mi piacevano tutte e 2, ma a me in generale gli sport piacciono tutti. Grazie. Daniele, ti divertivi quando facevi ginnastica? Certo, perché quando fai uno sport che ti piace la prima cosa è divertimento, non puoi fare uno sport se non ti diverti, anche se è pesante, gli allenamenti sono duri, deve piacerti e ti devi divertire prima di tutto. L'ultima domanda, la fai? Sta bella. Sta bella. Qual è il tuo attrezzo preferito? Allora, a me piacciono tutti gli attrezzi. Diciamo, da vedere il nastro è quello che di solito piace di più a tutte le ragazzine, così, però è anche l'attrezzo più difficile da usare, perché comunque sono 6 metri che devi in continuazione, non deve toccare mai il pavimento, ci sono tante regole che quindi è abbastanza difficile. Però a me personalmente gli attrezzi piacciono tutti, non ce n'è uno in particolare che preferisco. Secondo voi questa che cos'è? Allora, io direi di farle l'ultima domanda su questa medaglia, su come se l'è guadagnata, di raccontarci brevemente la storia e poi ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Che ne dite? Allora, questa è la medaglia, diciamo, più importante di tutta la mia carriera, perché la medaglia che ho conquistato ai mondiali di Kiev del 2013, è una medaglia d'argento, quindi io insieme alle mie compagne di squadra della nazionale siamo vice campionesse del mondo del 2013. Però ci tengo a dire che, vabbè, questa è stata la medaglia più importante,
il successo più importante, però la gara più emozionante di tutte è stata proprio i Giochi del Mediterraneo di Pescara, che vabbè, ci sono stati nel 2009, quello è stato un anno importante sia per me e poi per l'Abruzzo credo in generale. C'è stato qualcuno te l'ha chiesto quando è ora di allenarvi? Sì, sì, mi hanno chiesto. Qualcuno ti ha chiesto se sei fidanzata? No, e comunque quindi volevo dire che gara più importante è stata questa qui, perché comunque vincere una medaglia ai mondiali è un'emozione immensa, però la gara veramente più emozionante, più da brivido, sono stati i Giochi del Mediterraneo di Pescara, dove c'era tutto il pubblico abruzzese, pescarese, chietino, torrese. Esatto. Lo facciamo un ultimo applauso a Chiara? E voglio darvi il mio saluto in questo mucchio di energia in movimento per questa prima puntata del progetto AQ 2015, L'Aquila e lo sport è tutto, ci vedremo prestissimo.